Un incontro stamani tra il capogruppo provinciale del PDL Mario Abruzzese ed il preside del liceo classico Giosuè Carducci di Cassino Filomena De Vincenzo. Diversi punti all'ordine del giorno. In primis l'intenzione di riqualificare l'istituto, fiore all'occhiello della provincia di Frosinone. Il preside mi ha messo in risalto le negatività che ha questo liceo classico, soprattutto al centro della città, che potrebbe diventare una grande eccellenza anche sotto l'aspetto strutturale. Mi diceva che sono da anni che non si fa una manutenzione ordinaria, tant'è che si può ben vedere lo stato di abbandono. E con il nuovo anno si partirà subito con la pianificazione dei lavori di aggiustamento della vecchia struttura scolastica, pietra miliare della storia cassinate. Ma le prime iniziative è quello di portare in giunta provinciale, ho parlato già con l'assessore al ramo Quadrini, per contrarre un mutuo per far fronte a queste emergenze, ma soprattutto dovremmo dirlo a tutti pubblicamente, ne approfitto per la presenza delle televisioni, della carta stampata, che questo liceo ha tirato fuori 11 eccellenze nel Lazio, quindi è stato codificato come primo liceo del Lazio, battendo anche Roma. Questo c'è un impegno anche dell'amministrazione provinciale di organizzare insieme alla preside un evento straordinario per gratificare i ragazzi, ma soprattutto per mettere in evidenza la grande capacità che c'è in questo territorio. E pertanto l'amministrazione provinciale si deve far carico di questi problemi, perché la scuola rappresenta un veicolo importante, un veicolo di crescita per lo sviluppo della nostra nazione e della nostra provincia.